Il lavoro in quota rappresenta uno dei principali rischi nei luoghi di lavoro. In particolare, in taluni settori, come in quello delle costruzioni, dove circa la metà degli incidenti avvengono proprio per caduta dall'alto. Le misure di sicurezza che devono essere adottate per ridurre il rischio sono, da un lato, di natura preventiva, come ad esempio la formazione del personale, l'addestramento. Dall'altro lato, sono di natura protettiva, privilegiando ovviamente misure di protezione collettiva, come i parapetti, per arrivare alle misure di protezione individuale, i DPI. L'imbracatura di sicurezza è un dispositivo di protezione individuale di terza categoria. Ciò significa che è un dispositivo destinato a proteggere chi lo indossa da rischi che possono causare conseguenze molto gravi ed irreversibili. Il decreto legislativo 81 prevede che prima di consegnare un dispositivo di protezione individuale di terza categoria, il datore di lavoro abbia l'obbligo non solo di formare il lavoratore, ma anche di addestrarlo al suo corretto utilizzo. Per la protezione dalle cadute dall'alto, ricordiamo che è necessario l'utilizzo dell'imbracatura di sicurezza e non della sola cintura di posizionamento o di trattenuta. Prima di indossare un'imbracatura anticaduta è necessario verificare cosa prevede il fabbricante e quindi quanto è contenuto nel libretto di istruzioni contenuto nella confezione del dispositivo. Una volta verificato che il dispositivo sia stato correttamente manutenzionato e controllato secondo le scadenze prestabilite dal fabbricante, è possibile passare al suo indossamento. Deve essere fatta un'ispezione visiva sullo stato dell'imbracatura per verificare che non vi siano lacerazioni o usure particolari tali da rendere inutilizzabile il dispositivo. Una volta constatata l'idoneità del dispositivo, si procede con la sua vestizione. Le modalità di vestizione possono variare in funzione del dispositivo da indossare. Nel caso specifico, vediamo come prima vengono indossati i cosciali e quindi gli spallacci. Una volta indossata l'imbracatura, è necessario regolarla stringendo i cosciali e gli spallacci in modo da farli aderire bene al corpo. Particolare attenzione va prestata all'aderenza delle fettucce intorno all'inguine, che non dovranno risultare attorcigliate. Una volta indossata correttamente l'imbracatura, è necessario collegare la stessa al sistema di ritenzione. Il cortino anticaduta va collegato all'ancoraggio dorsale dell'imbracatura. Non bisogna collegarsi agli anelli laterali se ci si vuole proteggere dal rischio di caduta. Un collegamento siffatto, infatti, in caso di caduta, genererebbe un contraccolpo laterale sull'operatore che può comportare conseguenze molto gravi. Gli anelli laterali si possono utilizzare solo per il posizionamento in quota, ad esempio sopra una scala, oppure per prevenire il raggiungimento del punto di caduta. Alcune imbracature sono dotate di anello sternale. Tale punto di ancoraggio può essere utilizzato in talune attività, ad esempio durante le fasi di salita e discesa sulle scale a pioli verticali fisse, oppure durante i lavori in quota sui tetti. Un aspetto fondamentale che deve essere valutato quando si deve scegliere il tipo di sistema anticaduta per eseguire una lavorazione in quota è il tirante d'aria. È evidente che il sistema anticaduta deve essere tale da evitare che l'operatore possa impattare con il terreno prima che il sistema intervenga. Non meno importante è poi l'effetto pendolo, cioè quel fenomeno di pendolamento che si può innescare in caso di caduta e che può determinare anche impatti accidentali con strutture presenti in vicinanza. Ricordiamoci che in caso di rischio di caduta libera, il cordino deve essere dotato di assorbitore di energia, cioè quel dispositivo che serve per dissipare l'energia derivante dal contraccolpo, appunto derivante dalla ritenzione in caso di caduta. Abbiamo visto alcuni degli aspetti peculiari che devono essere osservati quando si indossa un'imbracatura per proteggersi adeguatamente dalle conseguenze che possono derivare dalle cadute dall'alto. La non osservanza di queste semplici regole può mettere a repentaglio la tua vita.